La storia di Gemma, una giovane donna colpita da un tumore molto aggressivo, ma con una forza e una tenacia straordinaria. Voglio curarmi all'estero, una terapia sperimentale è disponibile a Houston, per questo chiede aiuto e in centinaia rispondono all'appello. Sto facendo troppo, devo tranquillizzarmi, stare tranquilla e aspettare. Non so che cosa ci devo provare. E poi pensando a come sono fatta io, pensando anche al pregresso, pensando a tutte le persone che ci stanno dando una mano, per cui non si può non provare. Gemma ci deve provare perché Gemma vuole vivere. Lo ha detto anche il popolo del web. In 1500 hanno donato per lei in poco tempo sulla piattaforma GoFundMe per permetterle di affrontare una cura sperimentale contro l'aggressivo tumore al seno che l'ha colpita, che deve essere messa a punto negli Stati Uniti. L'obiettivo è alto, 500.000 euro, soldi che servono per la campagna Tutti per Gemma. Perché Gemma è una donna straordinaria, ha sempre saputo della sua malattia, del resto è biologa in oncologia a Careggi e questa strada professionale ha deciso di intraprenderla perché già a 20 anni aveva combattuto e vinto contro un carcinoma alla caviglia, rischiando l'amputazione della gamba. Da allora si è impegnata per la medicina ed è diventata una guerriera instancabile. Gemma è sempre stata coraggiosa perché 20 anni fa ha affrontato la sua malattia così come adesso. Mi ricordo bene, il professore l'ha visitata la sera prima dell'intervento e gli ha detto: che vogliamo fare con questo piede perché potremmo perderlo domattina? E lei ha detto: assolutamente no, mi serve perché poi io devo andare, e non ha finito la frase. Il piede è rimasto e lei è andata dovunque nel mondo. Non arrabbiata. Si può dire così. Io ho trovato tante persone ora mentre faccio terapia che sono in difficoltà col proprio corpo, tutte persone che hanno tumore al seno. Dopo un intervento, una mastectomia o la perdita di capelli, ecco, tutto questo per me è secondario. Io voglio guarire, poi tutto il resto non ha importanza, perché comunque l'alterazione, fra virgolette, del mio corpo l'ho già vissuta a 19 anni. Cioè una cicatrice, un andare con le stampelle, un avere questa faccia gonfia da cortisone, per me non ha importanza, perché il fine ultimo poi è guarire. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. Guarire. Gemma e i suoi viaggi da coordinatrice di avventure nel mondo, Gemma nella grande casa di Padule a Sesto Fiorentino con i suoi vivaci cani bigola e con la sua bella famiglia. Guarire per se stessa, ma anche per aiutare la medicina a sconfiggere la peste del nostro tempo, il cancro. Quale persona straordinaria può riuscire a sorridere mentre spiega con lucidità e pacatezza che a Houston in fondo andrà a fare da cavia? Io mi ritroverò a fare da cavia per me e per qualcun altro, per chi ci sarà dopo. Le sperimentazioni che loro propongono sono sperimentazioni proprio, si dice, di fase 1 o 2, quindi sono quelle che per la prima volta vengono sviluppate nell'uomo, per cui sono quelle un po' più complesse in generale. Però in questo momento io non ho altro e... Quindi è importante sia per me che per chi verrà dopo poter sviluppare queste sperimentazioni stesse e quindi poi sviluppare quel farmaco, quella molecola che si vedrà chi viene dopo. Si parte allora con il fratello Maso verso Houston, dove grazie al tam-tam di solidarietà è stata trovata anche una casa che li ospiterà. Io come i miei familiari siamo molto meravigliati di tutta questa risposta da parte di persone che conosciamo, ma anche tante persone che si sono fatte avanti e noi non le conosciamo, non sappiamo chi siano. C'è una sorpresa continua dietro questo movimento, praticamente. E c'è, intanto ci distrae un po', ci logora un po', però non ci fa sentire soli. È un concetto di una famiglia proprio allargata, ma tanto tanto.